Ciao ragazzi e benvenuti. Oggi andiamo a testare un prodottino molto interessante che mi è arrivato qualche giorno fa. Prima però, sigla. Per chi mi conosce sa che io di natura sono un nerd, quindi sono amante di tutto quello che è la tecnologia, che fa parte ecco, del comparto video, dell'informatica. Sono sempre stato appassionato da ragazzino. E quindi ogni tanto mi piace portare sul canale qualcosa che fa parte di quel settore. Anzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti se questa tipologia di format è di vostro gradimento, perché mi organizzo e cerco di portare più spesso qualche prodotto che non è strettamente inerente a quello che è la chitarra. Procedo ora con l'unboxing e poi voglio fare un confronto tra la scheda che sto utilizzando attualmente proprio per registrare questo video, che è una schedina molto economica, è questo modello, scheda da una decina d'euro che si trova facilmente su Amazon, e questa scheda della DigiNow, il modello U601R, che almeno sulla carta promette delle buone prestazioni. Quindi procediamo e poi andiamo direttamente al confronto. Passiamo velocemente all'unboxing. Partiamo già dalla scatola, impressioni sulla scatola. Devo dire che è molto ben fatta, ha un suo peso. Abbiamo nel frontale ovviamente la foto del prodotto con le prime indicazioni. E poi, bello il colore arancione. Un colore che a me piace molto. Poi vediamo un attimo. Da un lato abbiamo il modello, quindi ci indica una scheda USB 3.0 di cattura. Modello U601R. DE-A, made in Cina, ovviamente, come il 90% dei prodotti. Supporta Android, Windows e macOS. Poi abbiamo anche qualche altro simboletto, YouTube, Facebook e Twitter, e delle indicazioni sommarie di quelle che è le caratteristiche tecniche in varie lingue, tra cui l'italiano. Questo però al massimo lo vediamo dopo. Sono curioso di vedere nella scatola cosa come è fatto il prodotto. Tra l'altro, le schede di acquisizione HDMI, giusto per fare un piccolo accenno, sono schede che ci permettono di collegare, di interfacciare delle videocamere tipo videocamere reflex, videocamere tipo GoPro, sorgenti video che possono essere anche altri computer con l'uscita HDMI o tablet. Quindi qualsiasi prodotto che abbia un'uscita, che mandi un segnale in uscita in HDMI, e queste schede non fanno altro che acquisire questo segnale e poi collegandole al computer possiamo utilizzare quindi il segnale video in vari modi. Ad esempio, io sto utilizzando OBS proprio per realizzare questo video. Attualmente sto utilizzando la mia videocamera, la Lumix FZ300, collegata alla schedina audio che vi ho fatto vedere all'inizio del video, una schedina molto economica. Quindi adesso apriamo, vediamo un attimo come si presenta il prodotto. Devo dire, ripeto, la confezione è ben fatta. Questa è la scheda, pesante. Infatti, nelle indicazioni che ho letto prima è scritto che è una scheda interamente in alluminio, perché comunque queste schede scaldano e l'alluminio sappiamo che dissipa al meglio il calore. Questa è la scheda, vediamo se si riesce a inquadrare meglio. Devo dire che è molto ben fatta, proprio al tatto si sente che il materiale è realizzato bene, almeno quello esterno. Poi vedremo nella comparazione con la schedina da 10 euro se ci sono differenze. Intanto vediamo che su questa parte abbiamo un ingresso HDMI, per intenderci l'uscita che è della, come in questo caso, della videocamera, della fotocamera, va a finire con il cavo HDMI all'ingresso. Dopodiché, se non ci serve altro, andiamo a collegare con il cavo USB 3.0 a l'USB del computer. In questo caso avremo il segnale video della videocamera direttamente sul nostro computer.
Proseguendo, abbiamo un'uscita HDMI out, quindi abbiamo un ingresso e un'uscita. Molto interessante perché possiamo abilitare quindi questa uscita e farla entrare ad esempio in un monitor, avere così un'anteprima non solo dal computer ma anche dal monitor, su un monitor ad esempio di quello che viene ripreso dalla videocamera, fotocamera o GoPro o altri sorgenti video. Inoltre abbiamo anche un'uscita HDMI out, molto interessante, questo è utile perché ad esempio potremmo collegare un monitor, un televisore in bypass praticamente e quindi vedere quello che viene visto e ripreso dalla fotocamera e mandato direttamente al monitor e poi al computer. A fianco abbiamo ovviamente il collegamento che è USB 3.0. È un'alimentazione a 5 volt. Vediamo qui dentro cosa c'è nella confezione. Continuiamo a esplorare. Abbiamo ovviamente il cavo di collegamento USB che viene dato in dotazione. Cavo abbastanza doppio. Devo dire che la qualità del prodotto non è per niente malvagia. Praticamente un cavo USB maschio, USB maschio, perché uno va alla scheda in questo modo e poi va collegato questo cavo l'altra parte al computer, all'USB del computer, in modo da attivare praticamente la scheda, scheda che verrà riconosciuta dal sistema operativo senza necessità di installare alcun driver. In più abbiamo anche un cavo HDMI maschio maschio. Questo per collegare la nostra fotocamera, anche se dubito che le fotocamere di solito, anche le GoPro, hanno un cavo che ha una parte mini HDMI e dall'altro lato normale. Però potrebbe essere utile questo, come abbiamo visto nella seconda uscita, per collegare ad esempio un monitor o un televisore. In più abbiamo anche qui dentro un cavo USB-C per alimentare la scheda, eccolo qui. Questo va nell'ingresso. Scusate, sono uscito fuori campo. Va nell'ingresso USB-C a 5 volte, quindi poi alimentato tramite o una porta USB del computer, tramite anche un alimentatore per intenderci quelli del telefono. E poi infine abbiamo, perdonatemi se esco ogni tanto fuori campo, abbiamo il manualetto che è anche in lingua italiana e questo l'apprezzo molto visto che spesso non ci calcolano con tutte le indicazioni. Partendo da qui, grazie per aver acquistato la USB 3.0 scheda di acquisizione HDMI, ovviamente tradotto, però è molto intuitivo. Tra l'altro in realtà non c'è nulla da fare, ripeto, perché è molto semplice la procedura di installazione. In più non l'ho detto, però abbiamo anche un ingresso microfonico da questo lato e un ingresso microfonico e un ingresso cuffia. In più c'è una barra LED che si dovrebbe illuminare quando la scheda è attiva e alimentata. Questo è tutto quello che è all'interno della confezione. Adesso andiamo a fare un test comparativo tra questa scheda e la scheda economica da 10 euro. Partiamo con il test comparativo, visto che per tutto il video ho utilizzato la schedina economica da 10 euro, per intenderci, questo modello. E vediamo questa, quindi avete visto la risoluzione, anche la latenza che ha, perché ha un po' di latenza. Facciamo alcune prove, ad esempio con questo evidenziatore lo muovo in maniera molto veloce, vediamo cosa succede. Io ovviamente nello schermo della videocamera lo vedo perfetto, con una risoluzione perfetta e senza nessun tipo di latenza. Vedremo nella registrazione cosa succede, anche se con la coda dell'occhio già vedo che c'è un bel po' di latenza da quando sposto da un lato all'altro a quello che viene poi
percepito e acquisito dalla schedina di acquisizione. Questo è un test, facciamo il test anche con questo, proprio col modello di scheda che andrà a fare la comparazione con quella attuale. Penso che basti così. Adesso scollego la schedina economica e vado a collegare la DigiNow e vediamo come si comporta. Questa è la ripresa della fotocamera collegata alla scheda DigiNow. Così, guardando velocemente verso lo schermo dove sto registrando con OBS, vedo già una miglioria sicuramente nella risoluzione, nella qualità dei colori. Me ne accorgo dalla lampada lì dietro, però può essere un'impressione. Poi quando andrò a montare il video, lì mi rendo conto se c'è una netta differenza. Anche perché questa differenza deve giustificare il prezzo di 90 euro circa della scheda DigiNow contro i 10 euro di questa schedina, altrimenti non ha tanto senso. Passiamo per ora alla prova dell'evidenziatore, spostandolo da un lato e l'altro per vedere se c'è molta latenza o se comunque anche la latenza è migliorata rispetto alla schedina. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete suggerimenti da dare, se ci sono schede migliori, se avete provato schede che hanno un buon rapporto qualità-prezzo, anche perché i vostri commenti sono sempre d'aiuto anche a chi si imbatte in questi prodotti e deve scegliere quindi tra un prodotto e un altro. Ricordatevi di iscrivervi al canale perché molti guardano i video ma non si iscrivono, quindi cliccate su iscriviti, campanellina delle notifiche, un like se anche questa tipologia di contenuti può essere di vostro gradimento. E io a questo punto vi saluto e ci vediamo al prossimo video.